sono problematiche cui mettere mano per dare una svolta seria alla politica. Allora vogliamo dire, vogliamo finirla di fare gli ipocriti, perché lì bisogna finire di fare gli ipocriti. La Fondazione è stata una marchetta colossale, una marchetta colossale, organizzata dal centro-sinistra, dal centro-destra e dal centro-destra e dal per dare soldi, prebende e con quel metodo accaparrarsi a gente e in me i voti necessari a governare. Questa è la realtà storica della Fondazione Carica. Tant'è che la Fondazione Carica si reggeva su un equilibrio politico di accordo tra la forza di centro-sinistra e centro che governa il Genova e governa e il centrodestra imperiese che fino a due anni fa ha governato questa provincia. Allora, il problema che sul territorio di Imperia sono arrivati in fondo di Genova è semplicemente frutto degli accordi politici che sono avvenuti tra queste due forze, tra il potere e l'ombra del centro-sinistra genovese e il potere del nome del centro-destra. Questa è la realtà. Abbiamo espresso da questa provincia, da questo comune, abbiamo espresso sempre rappresentanti del territorio che erano rappresentanti che dovevano risolvere gli equilibri politici di questa provincia, politici all'interno della forza di centrodestra di questa provincia, e sono andati in Carige. E sono anche in fondazione, non va a portare gli interessi dei cittadini di Imperia, non va a portare gli interessi del sociale di Imperia, non va a portare gli interessi dell'economia di Imperia, ma a portare davanti là gli interessi delle lobby politiche che governavano questa provincia, confrontandosi con coloro che a Genova dovevano fare altrettanto per la parte del centro-sinistra. Questa è la verità, dobbiamo dircela, altrimenti è vero che ci sono stati finanziamenti che sono stati anche importanti e che hanno poi, che sono arrivati anche a vantaggio del Comune di Imperia, anche a vantaggio di determinate situazioni sociali importanti, ma la realtà è che la maggior parte di quei fondi erano utilizzati ed erano le prebende che la politica utilizzava quei fondi della banca per riuscire a comprarseli questi voti in questa provincia e comprarsi nel Genova, in quella provincia. Questa è la realtà, questa è la commistione, questo è il grande disagio che sta vivendo l'Italia e che ha vissuto la politica, la commistione tra la politica e l'economia, tra la politica e le banche, che hanno insieme creato un sistema virtuoso per i partiti politici, per le forze che governavano questo paese, e non per i cittadini di questo paese. Allora, la problematica non deve essere una problematica di natura provinciale. Io contesto questa mozione, ma non perché a me non sta a cuore il comune, l'Imperia, la provincia di Imperia, il territorio di Imperia, ma perché io dobbiamo uscire fuori da questi contorni provinciali. Certo che il provincialismo che abbiamo in questa mozione è un provincialismo che è dovuto se noi riconosciamo che ci sono delle forze politiche che si confrontano e che utilizzano la Fondazione Carige e che utilizzano quei soldi, che utilizzano quei fondi per aiutarsi a governare il territorio. Ma se noi invece partiamo dal fatto, e parto dall'assunto che ha detto la Corte alla fine del suo intervento, in Carige, in Fondazione Carige, non ci va necessariamente un rappresentante di Imperia o Trentino, in Carige ci va un rappresentante serio, ci vanno i rappresentanti che devono andare veramente a verificare il bisogno della comunità. E allora se ci va un rappresentante serio, se ci va un rappresentante competente, se ci va una persona che fa per guardare il bene pubblico, non importa se quel bene pubblico è genovese o imperiese, i progetti che arrivano vanno valutati per quello che sono, per quello che danno alla comunità. E allora io non ho il problema, non mi pongo il problema se è genovese o imperiese, mi pongo il problema se è una persona seria o se non è una persona seria. E proprio per l'assunto che tu dici, D'Antonio, voi non dovreste votare questa mozione. Perché questa mozione riduce tutto al compromesso politico,
Al compromesso politico chiedo punto, perché Fondazione Carige è un compromesso politico tra due forze diverse che però hanno tenuto le stesse, hanno avuto lo stesso metodo di governare la Fondazione, hanno avuto lo stesso metodo di governare la politica sul territorio, i voti sul territorio, l'economia sul territorio, insieme alla Chiesa, insieme alla Curia. Tutto questo è stato una grande mossa, una grande manovra per riuscire a governare il territorio. Tutti poche risorse sono andate veramente verso il territorio. E questo è il problema. Allora io rifiuto questa mozione. Io non voglio che uno statuto, non mi interessa che uno statuto dica quanti rappresentanti di Terni, quanti di Genova ci vogliono. A me interessa che uno statuto dica chi ha la competenza per andare là. Perché la Gori, tu un giorno, il primo consiglio comunale che abbiamo fatto, hai parlato di cosa sono i consigli di amministrazione, hai parlato di cosa hanno quale funzione avevano i consigli di amministrazione in Italia, che erano tutti nei comuni, nelle province, che erano i proposti provati. Bene, Fondazione Carige ha avuto rappresentanti di questa provincia, mandati là, erano i trombati, che bisognava rimettere in corsa, che bisognava dare di nuovo un lustro, magari a 2.000 euro al mese. Altro che assessoramento delle notifiche 500 euro al mese. Gente che andava in carica e pregava se vedete che era 3-4-5.000 euro al mese per stare là. Questo era un incarico di quelli proprio ambiti e ci mettevi quello che era stato trovato per la relazione o che dovevi costruire in quell'equilibrio politico-territoriale che era necessario per dare quella forza politica che governava la provincia un senso e un ruolo. Questa è la verità. Non ti dovevo raccontare delle banche, non ce le dovevo raccontare. Allora io, la Fondazione Carige e i compromessi che il centro-sinistra genovese con il centro-destra italiano ha fatto in tutti questi anni, quello che ha permesso di non controllare a fondo quello che succedeva poi in Banca Carige, è quello che ha portato i disastri di Bernese e di tutti gli altri, è stata la politica, e la politica dove mette le mani nelle banche fa disastro. Fa disastro perché mette non gli interessi della comunità, ma gli interessi dei partiti, gli interessi dei singoli, gli interessi delle lobby. E se non si fuoriesce da questo sistema, non avremo mai una funzione del credito che sia veramente a vantaggio dell'economia, veramente a vantaggio dell'imprenditore, veramente a vantaggio del sociale dei cittadini. Ma continueremo ad avere un credito che è a vantaggio unicamente delle forze che vogliono governare una regione, una città, una provincia, una nazione. Questo è il problema. Allora per me il problema non è, lo ribadisco e chiudo, con questa mozione salvaguardare in piedi con 2 o 3 rappresentanti. Io li voglio salvaguardare con dei rappresentanti seri, competenti, ci vuole gente che non importa se di Genova o di Imperia, ma sa cosa va a fare, è a vantaggio della comunità, sa quali sono le cose da affrontare, sa quali sono i problemi economici e ci va con competenza, non ci va per mettere un posto e salvaguardare una fuoriuscita da un comune, da un consiglio comunale, da una scala di elezioni, ma ci va perché è capace di portare gli interessi della gente, gli interessi della collettività. Questo è quello che dobbiamo chiedere, non dobbiamo chiedere il provincialismo nella difesa con 2 rappresentanti, che se poi ci mandiamo 2 rappresentanti, come è stato fatto per anni, soltanto per cercare di portare a casa maggior finanziamento possibile, per poter poi chiedere poi voti con il territorio, non abbiamo fatto vantaggio dell'imprenditore inferiore, non abbiamo fatto vantaggio dei commercianti, non abbiamo realizzato vantaggio dei cittadini, abbiamo semplicemente spostato dei fondi per comprare dei voti.